Ciao a tutti e benvenuti al mio nuovo video. Quest'oggi vi parlerò di un argomento lievemente diverso dal solito, e cioè dei saturimetri. L'argomento mi è stato richiesto esplicitamente da una mia collega, Cristina Popescu, che lavora all'ospedale cantonale di Baden, qui in Svizzera, e in pratica mi chiedeva di spiegare che cosa sono questi saturimetri e che cosa vanno a misurare. Allora, il saturimetro è un apparecchio che noi utilizziamo in ospedale normalmente per vedere, come dice la parola stessa, che saturazione di ossigeno è presente nel sangue. Si basa ovviamente su un principio fisico della rifrazione della luce, della trasmissione della luce, e in pratica si basa quindi sulla capacità, su come viene riflessa la luce di due differenti lunghezze d'onda, per verificare quale delle che proporzione di emoglobina è saturata con ossigeno e che proporzione di emoglobina non è saturata di ossigeno. Questo è un discorso un pochettino magari complesso. In pratica, misura attraverso dei sistemi di luce, insomma di trasmissione della luce, misura quanto ossigeno abbiamo nel sangue. Chiaro che non è una misurazione perfetta, ovviamente non è affidabile come fare un prelievo di sangue arterioso e poi determinare esattamente quanto ossigeno sia presente. Però è un sistema molto efficace, comunque sia, è abbastanza accurato e che ci può dare senza invasività una, come si può dire, un'indicazione effettivamente di come riusciamo a respirare, che è una cosa che è molto importante per capire come sta andando la malattia da coronavirus, cioè se una persona ha soltanto tosse, potrebbe benissimo essere che comunque i polmoni funzionano ancora in modo adeguato, ma se i polmoni cominciano a non funzionare più in maniera adeguata, succede che la concentrazione di ossigeno nel sangue scende e questo lo possiamo verificare in modo abbastanza semplice con un saturimetro. Visto che ovviamente non possiamo permetterci di fare ogni 2 secondi un prelievo arterioso, che è anche abbastanza fastidioso, devo dire la verità. E, per cui un saturimetro ha ovviamente un'importanza molto elevata nella gestione del paziente affetto da coronavirus, anche perché può dare l'indicazione di quando i sintomi, comunque magari non avvertiti dal paziente, ma i segni siano già piuttosto indicativi di una progressione di malattia e quindi sia necessario un ricovero. Ovviamente il saturimetro è un apparecchio che o si compra specificamente oppure si trova in ospedale, insomma, non tutte le persone ce l'hanno. Per cui sono state sviluppate anche delle app che sono disponibili sia per Apple sia per Samsung, quindi sono praticamente disponibili per tutti gli smartphone e dovrebbero, secondo le indicazioni che danno i produttori, assicurare una determinazione comunque abbastanza, diciamo così, adeguata e accurata dello status della saturazione o di ossigeno. In realtà, ecco, ci sono soltanto 2 piccoli studi che hanno dichiarato che l'efficienza sarebbe comunque buona, cioè l'accuratezza sarebbe comunque adeguata. Purtroppo, però, tutti basati su pazienti, o quasi comunque grosso modo su pazienti normali, per cui se la saturazione è normale, sembra che funzionino effettivamente abbastanza bene, ma quando si comincia ad avere un problema potrebbero non essere più efficienti. E lo stesso errore che danno sembra essere intorno al 4%, che è tantissimo, perché se noi ad esempio abbiamo un'indicazione all'incirca, non so, 93% data da questa app, più o meno 4% ci dice o 97%, che sarebbe assolutamente normale, oppure 89%, che invece non è assolutamente normale, anzi è piuttosto ridotto. Perché va ricordato, e con questo vi do anche qualche dato, che la saturazione normale di ossigeno dovrebbe essere sopra il 95%. Ed è sotto il 90% è già comunque molto ridotto. Per cui sono dati da tenere in considerazione. Va detto quindi che queste app non sono ancora adeguate a sostituire un saturimetro normale. Va anche detto, peraltro, che il saturimetro stesso va usato con grano salis, si dice anche così. Cioè, in pratica, il problema del saturimetro è che deve rilevare ovviamente il polso, per cui deve rilevare effettivamente il battito cardiaco. Allora, di solito nei saturimetri è presente una barretta che va avanti e indietro, avanti e indietro. Ecco, se questo andare avanti e indietro è piuttosto regolare, vuol dire che il polso viene rilevato in maniera soddisfacente. Se invece questo muoversi avanti e indietro non è regolare o addirittura è fermo, vuol dire che il dato che il saturimetro sta mostrando non è adeguato, non è corretto e per cui non va tenuto in considerazione. Eccoci, queste sono le piccole informazioni sul saturimetro, quindi riassumendo si può dire che è meglio utilizzare un saturimetro
reale, cioè un vero saturimetro, quelli che si acquistano o in farmacia o si acquistano nei negozi di articoli paramedici, e le app per il momento non dovrebbero essere considerate adeguate per questo scopo. Se ci sono domande, fatemelo sapere, sia su Facebook sia su YouTube, senza nessun problema, e ci vediamo alla prossima. Buona serata, ciao!